Duplice omicidio all'impruneta sulle colline di Firenze. Un uomo, Dario Capecchi, 43 anni, con problemi psichici certificati, è stato fermato con l'accusa di aver ucciso a coltellate il padre Osvaldo, di 68 anni, e la sua compagna Patrizia Manetti, di 69 anni. Il 43enne avrebbe ucciso i due nella notte e poi avrebbe iniziato a vagare con l'auto di famiglia, una Fiat Panda nera. I carabinieri, poco dopo le 14, prima hanno rintracciato l'auto abbandonata sulla corsia di emergenza dell'autostrada 1 nel comune di Calenzano e poi hanno trovato il 43enne che si era allontanato a piedi in stato confusionale e si era rifugiato vicino a un camp nei pressi dell'autostrada. Capecchi, che al momento dell'arresto non ha posto resistenza, è stato portato a Firenze nella caserma del comando provinciale dei carabinieri, dove in queste ore è interrogato e sottoposto ad accertamenti per stabilire se effettivamente abbia avuto una responsabilità nel duplice delitto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'omicidio si sarebbe consumato questa notte verso le 2 al culmine di una lite. L'uomo ha inferto numerose coltellate sui corpi ritrovati sul pavimento dell'appartamento. A dare l'allarme il fratello del presunto assassino, che questa mattina ha fatto la macabra scoperta dopo una visita al padre.